Sono le 6 meno 10 circa e dormono ancora tutti. Dobbiamo fare piano piano. Siamo un po' scappati dal caldo di Milano, venendo in Liguria. A quest'ora mi ritaglio un momento per lavorare. Guarda che bello qua. Sono con l'8 mm montato sulla G9, quindi guarda come questo 8 largo, senza crop in 4K, favoloso, favoloso. È un 8 che otteggia al suo meglio. Così ho deciso di prendere la G9 e portarmela in giro in vacanza. Mi rendo veramente conto di quanto è efficiente la nostra macchina, di cui tantissimi mi hanno parlato e in tanti mi avete chiesto un parere. Quando si gira con la famiglia è fondamentale avere un sistema compatto e leggero come il micro 4 terzi. Mi sono portato dietro un 1260 Leica e un 100-300 Panasonic, oltre al mio corredo solito costituito dalle lenti che amo di più, che sono il 25-1.7, il 42.5-1.7, l'8-18 appunto che sta registrando adesso e il 14-140, oltre al 12-32 che tengo montato sempre sulla GX800. In questi giorni qua in spiaggia mi sto portando dietro quella macchina lì. Quindi questa G9 col firmware 2.1 com'è? Partiamo dall'autofocus e partiamo col dire che si tratta di una evoluzione notevole, ma non una rivoluzione. Il motore è molto simile a ciò che siamo abituati noi con le Lumix, quindi G80, G90, GH5 ragionano in modo molto simile a questa, hanno prestazioni molto simili a queste. In G9 cosa c'è di differenza? Che è cambiata un pochino la logica di funzionamento e quindi il firmware fa funzionare questo motore in modo migliore, un po' come un pilota più bravo che riesce a tirare fuori prestazioni migliori da un'automobile. Qui il pilota è più bravo, la logica di funzionamento riesce a passare facilmente dal volto alla figura intera, mette insieme le due figure se ci sono due soggetti che si avvicinano, passa facilmente all'occhio. È un sistema migliorato. Di fatto i risultati secondo me non sono tanto distanti da quelli che si possono ottenere con G80 o le altre, perché devo dire sono autofocus che io ho sempre apprezzato e a differenza di tanti che le criticano aspramente, io mi trovo decisamente bene. Secondo tema importante secondo me per una macchina fotografica che sta sempre in mano, l'ergonomia. Dunque devo dire che sono partito molto scettico perché i 700 rotti grammi di questo corpo qua secondo me sono proprio troppi, specialmente in confronto all'R5 che appunto fa l'8K, è straordinario, è full frame e pesa uguale. Non ha senso che un corpo con un sensorino micro 4 terzi che è grande così sia così grande. Questo detto, rispetto alla G80 devo dire sta molto meglio in mano ed è meglio bilanciata, è più comoda, pesa 2 atti in più ma è più bilanciata perché con ottiche tipo da 3 etti, tipo questo 1260 o l'818, o ottiche comunque non eccessivamente pesanti, sembra più leggera, è più alta e quindi in mano funziona meglio, è decisamente funziona meglio. È meglio bilanciato il peso, non so come mai, è più larga e quindi dovrebbe essere più sbilanciata, invece no. Forse anche grazie a questo grande dente in cavo del pollice. È veramente comodo, sembra proprio fatta per la mano. La G80 tende a caderti di più, questa qua no, non so come mai, ma è così. Poi sono caduti in alcune disergonomie secondo me assurde. Il pulsante di scatto è qui, la ghiera frontale è qua, devi fare proprio un movimento innaturale del dito indice tra il pulsante di scatto e la ghiera. È così comoda quella della G80, è qua, pulsante di scatto e ghiera sono qui,
fai, passi da uno all'altro in un attimo. Qua hanno messo l'accensione e spegnimento coassiale, vabbè, sono d'accordo, ma il diaframma per me deve essere qua. E altra cosa, il joystick, comodissimo, favoloso, però non si muove in diagonale, quindi si muove soltanto orizzontale e verticale, e poi nel posto sbagliato. Io il pollice ce l'ho qua, non qua. Cioè io devo spostare il pollice, andare a trovare il joystick, ma è qua. Poi a livello di ergonomia, ottima la posizione del microfono e della cuffia, perché io quando apro il display il microfono è lontanissimo, la cuffia comunque fuori dal display. Favolosa la levetta che c'è qua, programmabile, e che io ho settato per bloccare tutte le ghiere. Ti evita di perdere ore di girato, perché inavvertitamente col pollice muovi la ghiera e cambi i tempi di otturazione. Questi sono gli elementi, le funzioni che distinguono una macchina professionale da una macchina amatoriale come la G80. G90 ce l'ha, non ha la levetta, ma la possibilità di settare uno dei tastini come blocco. Qualità immagine. Beh, il sensore è lo stesso di GH5, è quel 20 megapixel migliorato un pochino rispetto al vecchio 16 megapixel. Si vede che è una macchina ben ottimizzata, che ti permette di portare a casa immagini eccezionali. Certo, è un sensore di 4 anni fa. 4 anni sono tanti dal punto di vista tecnologico. Comunque ti sforna dei file favolosi in 4K, 60 fotogrammi al secondo, senza crop. E già questo, secondo me, vale tutto il sovrapprezzo tra una macchinetta del genere e una G90. Se fai il videomaker e il campo video è quello che principale che utilizzi, forse hai bisogno di maggiore controllo sul bitrate, e quindi in quel caso lì meglio GH5, perché qua puoi settare appunto di andare in 4K fino a 60 fotogrammi al secondo, ma il bitrate non c'è verso di toccarlo, è il solito 150 megabit al secondo, che per me è grasso che cola, ma per qualcuno che deve fare post produzione pesante magari poco. Con GH5 può arrivare a 400 megabit al secondo. Dal punto di vista fotografico, rispetto alle macchine più piccole, ha un pochino più di tastini, quindi ergonomia ancora, ma il motore è quello lì. Non è che se tu hai una G80 e passi a una G9 diventi un bravo fotografo. Se non sei un bravo fotografo con la G80 non lo sai nemmeno con la G9. È uno strumento un po' più professionale, un po' più comodo da usare. Anche a livello esposimetrico la precisione delle altre Lumix è elevata, quindi non c'è una rivoluzione. Mi ricordo che passando dalle amatoriali di Nikon alle professionali di Nikon, proprio a livello esposimetrico cambiava tutto. Qua non c'è questa grande diversità. Non ho ancora parlato del battery grip, che è veramente ben costruito. Ha esattamente la stessa ergonomia della macchina quando la impugni orizzontalmente. È un po' pesante, ma questo dipende dalla qualità costruttiva. Quindi un battery grip deve essere così. D'altronde, quando hai sul battery grip non dovrebbe interessarti della leggerezza, se no non lo monti. Ti permette di avere l'alloggiamento secondario per la batteria, di poter scegliere, poi la macchina ti permette di scegliere quale priorità dare alle due batterie, ti permette di accendere e spegnere la macchina da verticale, hai il joystick, le due ghiere, dietro, davanti, il pulsante di scatto, esattamente come si ha quando si ha l'impugnatura orizzontale. Una bellissima impugnatura anche. Ha proprio una bella impugnatura, cioè lo prendi proprio bene. Se sei un professionista che utilizza la macchina per giorni di fila e fai tante foto in verticale, è indispensabile. Quindi il domandone: oggi 2020 la comprerò o no sta G9? Sì, la risposta è assolutamente sì. Se dovessi comprare una micro 4 terzi, questa sarebbe la micro 4 terzi che comprerei. Assolutamente, nonostante il peso, nonostante il fatto che sia uscita 3 anni fa, intendiamoci, è un corpo del 2017 ed è ancora fantastica, e oggi è venduto a un prezzo imbattibile, perché costa decisamente sotto i 1000 euro e ha delle prestazioni fantastiche.